Io la domenica mattina dovrei essere a casa a dormire, invece sono qua a fare il video per voi a Marbrot. E quindi, alla faccia di tutte le mie intolleranze, mi mangio un fantastico cookie e un cappuccino di Pratt, ma con latte di oat latte, oat milk. Quindi direi che prima di farvi vedere questo fantastico pasto dove andiamo, ci godiamo questo. Sembra di essere tornati quasi in lockdown, nel senso che è vuota, perché domenica mattina i negozi sono ancora chiusi e quindi non c'è praticamente nessuno. Non sono molto convinta se vi sto portando in un bel posto o meno, ma intanto guardiamo, diamo un giro intorno e vediamo cosa c'è. Mi raccomando, lasciami un like, perché ormai lo dico sempre nei miei video ultimamente, più likes ci sono e più io ho la possibilità di fare video. Il meccanismo non è esattamente così, ma ci va molto vicino. E quindi se commenti, se ti iscrivi, ma soprattutto tanti bellissimi likes, fanno in modo che io possa fare ancora molti più video. Ci siamo quasi! Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di questa montagna artificiale costruita, voluta dal comune, dal council della Westminster City, e, come un'installation provvisoria. Dal 26 di luglio fino al 9 di gennaio 2022, c'è un po' di vento ma c'è sole, e a quanto ho capito appena aperta era in realtà a pagamento, ma è stato un grande flop e credo di capire perché. Comunque adesso ci andiamo, magari mi sbaglio. Dà la possibilità di arrampicarsi, di fare questi 134 gradini e di vedere il Hyde Park e credo Oxford Street, no, non penso, penso Hyde Park, credo, perché comunque non sta di qua. Comunque vabbè, vedremo i miei ragionamenti. E da questa montagna che è alta 25 metri, wow! E niente, vedremo. Appunto, adesso dicono che è gratuita solo per agosto e dovrebbe invece essere a pagamento più in là. Io non credo che la metteranno a pagamento. Comunque vi lascio il sito dove prendere i biglietti eventualmente. In ogni caso, anche se è gratuita, dovete comunque prenotare, come lo Sky Garden, no? Che per andare su, anche se è gratuito, devi prenotare. Quindi ti consiglio assolutamente di, se proprio vuoi farlo, di prenotare. Ok, quindi adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ho trovato l'amico piccione. Thank you.
senso? Veniteci solo assolutamente se è gratis, se è a pagamento lasciate perdere, la vista è bella ma non si vede, secondo me non hanno calcolato che gli alberi qua davanti coprono tutto Hyde Park. Quindi niente, al prossimo video iscriviti solo perché ho fatto lo sforzo di venire fino a qua. Ok, lasciami anzi like e commento proprio per ringraziarmi che ho fatto lo sforzo di mostrarti questa cosa e evitarti forse di venire.